Buona giornata a tutti. Buona giornata. Inauguriamo in questo scenario meraviglioso la quarta edizione delle Giornate del Mare, di Limes, quindi vi do il benvenuto a nome della redazione di Limes, del gruppo GEDI e ringrazio in particolare voi che siete qui. Gli amici della Marina Militare, senza i quali non avremmo potuto fare quello che stiamo facendo in questi anni sulla geopolitica del mare, gli amici della scuola di Limes, sia quelli di quest'anno, sia gli alunni che sono qui a partecipare a questo evento che in fondo è parte del loro curriculum, e poi la città di Napoli, cui ovviamente sono particolarmente affezionato, e se vogliamo anche la famiglia Borbone che si è data da fare da queste parti. Per tracciare una linea interpretativa di quello che sta accadendo oggi nel mondo, è inevitabile guardarlo dal mare. Guardare la terra dal mare è il precetto del nostro approccio alla geopolitica, perché ti offre una prospettiva che non puoi avere guardando il mare dalla terra. E in questa prospettiva noi ci rendiamo conto di come a un tempo il mare cambi la guerra e la guerra cambi il mare. E per osservare il pianeta è sempre bene partire da punti di vista specifici. Ne ho scelti tre. Tre porti. Uno, lo potete vedere adesso alle mie spalle, è quello che oggi è purtroppo il luogo di una tragedia umana che ci tocca tutti molto da vicino, il porto di Lampedusa, lo sbarco dei migranti, una situazione francamente insostenibile che dovrebbe mettere non solamente l'isola di Lampedusa, ma tutta l'Italia di fronte alla sua responsabilità in questa emergenza. Il porto di Lampedusa è all'interno di quello che noi consideriamo uno degli stretti strategici più importanti del mondo, lo Stretto di Sicilia, su cui già Laura prima ci ha dato delle informazioni di base. Quindi questo è un primo punto che approfondiremo, il punto Lampedusa, Stretto di Sicilia. Poi vi porto un pochino più lontano. Qualcuno di voi la riconoscerà se non altro per il film, è la scalinata Potëmkin a Odessa, Ucraina. Questa magnifica scalinata che, come tutta la città di Odessa, porta una traccia architettonica italiana, è il luogo che connette la città di Odessa, che è leggermente sopraelevata al livello del mare. Un monumento magnifico, qui non si possono vedere, ma se oggi ci andate ci sono le batterie antimissilistiche ucraine, e da qui partiva, forse partirà, il grano verso l'Africa. Odessa è il punto chiave per capire come andrà la guerra. Se Odessa resterà Ucraina, l'Ucraina potrà avere comunque, malgrado le distruzioni, malgrado soprattutto lo spopolamento, perché l'Ucraina, al di là delle perdite territoriali, ha subito un dissanguamento incredibile negli anni della sua indipendenza, erano 51 milioni all'inizio, adesso sono meno di 30. E questo è lo scenario catastrofico, cioè il crollo di Odessa, che oggi appare improbabile, ma che negli scenari sia russi che ucraini, che della nostra alleanza, evidentemente è studiato. Odessa è in una posizione assolutamente centrale, come vedete, nel Mar Nero, in prossimità dello sbocco del Danubio sul mare, vicino, fra l'altro, a una exclave di fatto russa, che è la Repubblica di Transnistria, riconosciuta solo dai russi, e che potrebbe essere connessa a quel punto ai territori occupati dai russi in Ucraina nel momento in cui Odessa cadesse. E poi questo è il confine fra le due Cine,
In una foto due Cine. Vedete l'isolotto che è parte dell'isola di Quemoy, che è un'isola che appartiene a Taiwan, e di fronte i grattacieli di Xiamen nel Fujian cinese, che sono letteralmente a un tiro di schioppo, magari anche di fionda. Quindi il confine fra le due Cine, perché di questo si tratta, al di là dei mascheramenti diplomatici che ci parlano della One China, il confine fra le due Cine è un confine diretto, questo è un muro di Berlino sull'acqua. Vedete anche la bandiera di Taiwan e appunto di fronte la costa cinese. E questa è la visione dall'alto. Vedete al centro l'isola di Taiwan, una volta si chiamava Formosa, così la chiamarono i portoghesi per la sua bellezza quando la scoprirono. L'isola di Taiwan è a circa 140 km sia dalla costa della Repubblica Popolare Cinese, sia ancora meno delle isole più meridionali del Giappone, sia delle isole più settentrionali delle Filippine. Quindi una posizione baricentrica in connessione tra il Mar Cinese orientale e il Mar Cinese meridionale, cioè lo stretto che collega l'Oceano Pacifico verso l'Oceano Indiano, gli stretti di Malacca, Lombok, eccetera, che poi portano all'Oceano Indiano. Qui si gioca oggi la partita decisiva, strategica, fra Stati Uniti e Cina. Perché sì, la guerra russo-ucraina, che poi a livello strategico è di fatto una guerra Russia-America-NATO, è fondamentale per noi. Lo è molto meno per gli americani e questo, come vedremo, è un problema. Quindi la questione di chi sia Taiwan, che il governo cinese di Pechino vuole, come dicono loro, riportare in patria e che invece vuole restare di fatto indipendente senza dichiararsi tale, perché nel momento in cui la Repubblica di Taiwan, che esiste di fatto, si dichiarasse tale, verrebbe immediatamente attaccata da Pechino. Quello che è importante vedere in questa carta è che lì non si tratterebbe affatto di una guerra fra Stati Uniti e Cina, ma quantomeno di una guerra fra Stati Uniti, Cina, Giappone, che occupava Taiwan per mezzo secolo nel Novecento, e naturalmente le Filippine, anche per l'ottimo motivo che le basi americane nel Giappone sono assolutamente decisive in uno scontro con la Cina, così come quelle, delle Filippine. Quindi stiamo parlando a livello di potenze qui di un confronto Stati Uniti, Cina, Giappone. E i giapponesi di oggi non sono quelli di un paio d'anni fa. Per usare le parole del capo della loro flotta, c'è una stagione per i delfini e c'è una stagione per gli squali. È cominciata la stagione degli squali. Aprendo il quadro, questo planisfero che i lettori di Limes conoscono alla nausea, distingue una parte di mondo purtroppo sempre meno ordinata, ma che continuiamo a chiamare Ordolandia, alla quale fortunosamente ma decisamente apparteniamo, il mondo del nord-ovest, diciamo così, il mondo dell'Occidente relativamente ricco, sviluppato e libero. Le potenze che sfidano l'Occidente, la Russia e la Cina, da punti di vista molto diversi, anche se qualche volta adesso un po' meno fingono di volersi bene, in realtà non ci sono nemici più acerrimi di russi e cinesi. E una domanda che dovremmo porci è come siamo riusciti a mettere insieme russi e cinesi. E magari qui i nostri amici, anche il nostro ospite americano, ci potrà dare qualche illustrazione più specifica. Come vedete, la linea di faglia tra Causlandia e Ordolandia è una linea di faglia che tocca la frontiera italiana, tocca lo stretto di Sicilia, appunto. Va dal Rio Grande, quindi dal confine tra Stati Uniti e Messico, anche lì pressione migratoria formidabile che determina molto spesso, probabilmente anche il prossimo anno, l'esito delle votazioni per il Presidente della Repubblica Americana. Attraversando l'Atlantico arriviamo appunto attraverso gli stretti mediterranei verso il Medio Oriente e poi giù verso il sud-est asiatico. Ed eccoci a casa. I choke points, che sarebbero detto in maniera letterale i punti di strangolamento, ma noi siamo gentili e li chiamiamo colli di bottiglia,
sono gli stretti del Mediterraneo il cui controllo determina la temperatura geopolitica e di sicurezza del mare su cui si affaccia il nostro paese. Dico si affaccia, anche se in realtà lo guarda con un certo distacco, perché non c'è purtroppo rapporto fra la marittimità fisica dell'Italia e la marittimità culturale e geopolitica. E questo gap, questa differenza, è quella che noi dobbiamo cercare di colmare. Se non ci rendiamo conto dell'importanza della marittimità nel nostro paese, semplicemente non esistiamo. Ma non esistiamo in senso letterale, nel senso che un paese come il nostro, che praticamente non ha materie prime e che vive in buona parte di esportazione, nel momento in cui fosse soffocato nel mare stretto del Mediterraneo, mare stretto del Mediterraneo, beh, evidentemente sarebbe condannato. Perché se per qualche caso incidente o, ahimè, guerra, vuoi Gibilterra, vuoi Suez, vuoi gli stretti turchi fossero chiusi, in particolare Gibilterra e Suez, e lo stretto di Sicilia fosse fuori controllo, evidentemente si determinerebbe quella condizione. Quindi la difesa della libertà di navigazione nel Mediterraneo è il punto numero uno e direi anche il punto essenziale di qualsiasi discorso di sicurezza per il nostro paese, e qui evidentemente il ruolo della Marina, non solo della Marina, ma in particolare della Marina, è fondamentale. Noi abbiamo rovesciato di 90 gradi il Mediterraneo per farci meglio edotti della sua valenza strategica mondiale, perché dal punto di vista planetario il Mediterraneo è in realtà un medio oceano, cioè un connettore tra il sistema dell'Indo-Pacifico e il sistema Atlantico. L'Indo-Pacifico, dove si svolge la competizione strategica fra Stati Uniti, Cina e Giappone, e l'Atlantico, che è il nostro oceano canonico che unisce gli Stati Uniti all'Europa. Bene, come vedete, ci sono praticamente due dinamiche ortogonali che segnano questo mare, quella nord-sud e quella est-ovest. Quella nord-sud in questo momento ci occupa per la tragedia dei migranti, ma ci occupa anche per mille altre cose che vedremo quando parleremo di gasdotti, di reti internet, di fondali marini. E poi c'è la dimensione transoceanica, perché una potenza mondiale è una potenza che controlla gli oceani, e questo lo vedremo tra poco. Però questo Mediterraneo tanto libero alla fine non è, perché in un modo o in un altro più o meno tutti i paesi costieri si stanno allargando, e uso questo termine nella accezione romana, cioè a Roma ci si allarga quando si pensa di essere più di quello che si è, per cui i paesi anche decisamente non straordinari dal punto di vista della potenza si stanno conquistando o si stanno attribuendo delle aree che sono in realtà, anche se formalmente non lo sono, delle aree di semisovranità e che vengono interpretate così dai paesi in questione. Faccio solo un caso che ci riguarda molto da vicino, quello dell'Algeria, un paese che è diventato a causa della guerra fondamentale per noi perché dovrebbe sostituire in buona parte l'approvvigionamento di gas russo, che non c'è più, apro e chiudo parentesi, in realtà c'è ancora, sia pure in maniera ridotta, e soprattutto c'è soprattutto attraverso il gas naturale liquido che, guarda caso, viene trasportato per mare e in cui i russi si stanno dando parecchio da fare. Ma l'Algeria, attraverso il suo gas e le connessioni gasiere, attraverso i gasdotti con l'Italia, è centrale. Dal punto di vista algerino, una buona parte del mare di casa nostro è in realtà loro. Se voi andate in Sardegna e vi affacciate dalle dune di Oristano, vi potrà capitare di vedere il periscopio di un sommergibile classe Kilo russa in dotazione alla Marina algerina. Laura ci ha già illustrato insieme a Fabrizio questa carta delle missioni della Marina Militare Italiana,
una marina che nel Mediterraneo allargato gioca un ruolo sempre più importante in connessione con le marine alleate, in particolare con la marina francese, e che evidentemente disegna il perimetro della nostra area di interesse primario, che è l'area appunto di quella che viene chiamata ormai anche nella dottrina italiana il Mediterraneo allargato, del quale si possono dare le definizioni più varie, infatti qui ne vedete una relativamente tranquilla, ma insomma diciamo da una buona parte dell'Oceano Atlantico fino giù al Mar Rosso e all'Oceano Indiano, con il centro ovviamente sul mare Mediterraneo in senso stretto. Oggi ci stiamo ovviamente riconcentrando, dopo la stagione delle missioni in giro per il mondo, ci stiamo riconcentrando proprio sul mare di casa, dove la nostra sicurezza è messa in questione, perché, voglio ricordarlo, la frontiera meridionale italiana è cambiata. Una volta avevamo la Tunisia e la Libia, adesso la Tunisia è in una situazione abbastanza catastrofica, la Libia non esiste più di fatto, è spartita fra gruppi e milizie varie, in particolare nella parte della Cirenaica che è stata colpita dal disastro di Derna in questi giorni, c'è una forte presenza russa e c'è un simpatico signore che si chiama generale Haftar che si vende a quello che passa e che comunque in questo momento è un riferimento per i russi. Attenzione perché i russi ormai stanno lavorando in maniera molto decisa per tornare sul Mediterraneo centrale, in particolare immaginando uno scalo militare o a Bengasi o a Tobruk. Il vice ministro della difesa russo nei giorni scorsi era a Bengasi per parlarne con il generale Haftar. E se i russi dovessero conquistare questa posizione, beh, lo scenario mediterraneo cambierebbe parecchio. Certamente la nostra alleanza farà di tutto per impedirlo, ma come abbiamo visto non siamo esattamente onnipotenti. Oggi lo scenario è drammaticamente complicato da una questione strutturale che noi continuiamo a trattare come una sorta di malattia epidermica puntuale, ma che invece ha delle ragioni strutturali e che accompagnerà le vite nostre e dei nostri bisnipoti, e cioè la questione migratoria. Questione migratoria che è accentuata dalla destabilizzazione dell'Africa, in particolare del Sahel. C'è stata in questi ultimi 3 anni una stagione di colpi di Stato. Anche se esito a definire colpi di Stato questi cambiamenti di regime, perché il problema dell'Africa è che gran parte dei suoi stati esistono solamente sulla carta. Un continente che ha 54 paesi sulla carta e ha avuto circa 500 colpi di Stato, tra visibili, invisibili, riusciti e falliti, dai tempi dell'indipendenza, cioè dai primi anni 60. Mi si deve spiegare come si possono conciliare queste due realtà, gli stati 50 e i colpi di Stato più o meno 10 volte. Ma soprattutto il fatto di avere una Libia divisa fra russi e turchi cambia completamente la nostra situazione e lì evidentemente ci sarà poi da discutere. Queste sono semplicemente le figure che rappresentano la crescita esponenziale, direi quasi, degli sbarchi a Lampedusa. Il fatto che il nostro paese continui a lampedusizzare una crisi di queste dimensioni è abbastanza inquietante. Penso che una regia centrale, ma ne parleremo anche oggi e domani nei nostri incontri, sia a questo punto inevitabile, anche perché in tutta franchezza non mi aspetto un grande aiuto dai nostri amici europei. Ma il problema, come dicevo, è strutturale. Essenzialmente è demografico e biologico. Demografico perché, come vedete da questa carta, il rapporto fra popolazione europea e popolazione africana, che oggi è più o meno in ragione di 1 a 2, diventerà di 1 a 4 alla metà di questo secolo e di 1 a 7 alla fine di questo secolo.
Quindi questo è una realtà contro cui c'è veramente poco da fare, di cui speriamo di riuscire a cogliere anche le opportunità. Il problema vero però non è tanto nei numeri, ma nell'età e quindi anche nella psicologia delle persone che abitano il nostro continente e di quello africano. L'età media in Africa è di 18,6 anni, in Europa di 41,8. In Italia siamo ormai verso il 47, fra qualche anno arriveremo a 50 anni. Che cosa vuol dire età mediana? Vuol dire che metà della popolazione ha meno dell'età mediana e l'altra metà ne ha più. Quindi questo sarebbe un ragionamento che non possiamo fare qui, ma come possa un paese che ha metà degli abitanti che hanno più di 50 anni sostenersi è una bella questione. E comunque questa è la realtà di fatto, anche perché ovviamente a 18, 20, 25 anni hai una certa pulsione e agilità mentale che dopo si disperde. Questa è una piccola curiosità, ma non tanto piccola. Noi abbiamo rimosso un fatto molto importante, e cioè che la nostra Unione Europea, figlia della Comunità Economica Europea, figlia a sua volta, è bene ricordarlo, del Piano Marshall 1947, e della NATO 1949, cioè della decisione americana di stare in Europa e non andarsene, come accadde dopo la prima guerra mondiale, ecco, questa Europa nasce eurafricana. E nasce eurafricana soprattutto per iniziativa francese, perché dopo la seconda guerra mondiale si pone per la Francia, per la Quarta Repubblica Francese, il problema di come gestire il suo impero africano, in generale il suo impero d'oltremare, anche se non si chiamava impero, ma di questo si tratta, e non avendo ovviamente le risorse che poteva avere prima. E la proposta francese, che è accettata, anzi cavalcata dalla Germania e accettata, ma non proprio cavalcata dall'Italia, è quella di fare entrare nella Comunità Economica Europea tutti i paesi dell'Africa francese, quindi Africa equatoriale, Africa occidentale. L'Algeria è un caso a parte perché, come sapete, all'epoca era Francia, faceva parte della Francia metropolitana e quindi l'Algeria doveva essere integrata immediatamente nello spazio europeo, il che è avvenuto malgrado le riserve di qualcuno. Questa carta è del 1961, questa era l'Europa nel 1961, la Comunità Economica Europea, e beh, subito dopo, 62-63, un po' tutti gli stati africani colonizzati, cioè il 95%, si emancipano o vengono accompagnati verso l'indipendenza, un'indipendenza molto relativa. E quindi questa idea eurafricana evapora, ma certamente non evapora dalle menti di alcuni decisori europei, certamente non evapora in particolare in Francia, ma resta un po' come una memoria e anche una realtà, come vedremo. Infatti qui vedete la presenza ancora di una forte impronta francese in gran parte del continente africano, oggi entrata in crisi anche attraverso i colpi di Stato che vi sono stati recentemente tra Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, anche attraverso la crisi con il Marocco e con l'Algeria. Tutto questo mette in questione quella che è la proiezione francese ma anche europea nell'area africana. Un paese assolutamente chiave nel Sahel è il Niger, dove il governo del presidente Bazoum è stato rovesciato nel luglio scorso e dove sono venute a galla le differenze all'interno della nostra alleanza. Perché la prima reazione francese è stata quella di immaginare una risposta dura e immediata. Gli americani hanno protestato, hanno detto non se ne parla. Gli italiani e i tedeschi che erano e sono presenti ancora in Niger, idem, e quindi si è aperta un po' una faglia
piuttosto grave all'interno della nostra alleanza su come gestire un territorio importante, non solo per le sue ricchezze minerarie, tra cui si dimentica, si parla sempre dell'uranio, ma tra cui si dimentica l'oro, ma anche per la sua posizione strategica nei flussi migratori. La città di Agadez, per esempio, è da sempre un crocevia delle rotte migratorie che poi attraversano il Sahara e volgono verso il Mediterraneo, provenendo sia dal Corno d'Africa che dall'Africa occidentale. E un altro aspetto che qualche volta noi italiani tendiamo a dimenticare è che la Francia, oltre a essere una potenza europea, ha anche una proiezione mondiale. E ha il secondo, il primo, a seconda dei punti di vista, spazi marittimi che investono tutti i continenti, non c'è continente dove non ci sia Francia. E questo naturalmente implica alcune necessità dal punto della sicurezza dei nostri vicini francesi e quindi evidentemente ci tocca anche. Pensiamo solamente al fatto che la Francia è una potenza del Pacifico, anche se qualche vicino della Francia, come per esempio l'Australia, sta facendo di tutto per minare questa presenza, mi riferisco soprattutto alla Nuova Caledonia, ma per esempio l'isola di Clipperton, anche molto importante per i suoi fondali, insomma, questa visione della Francia d'oltremare è fondamentale per capire come si può stare in Europa in modi diversi. Noi una volta avevamo una presenza oltremare, certamente limitata in Africa orientale e in Libia, ma certamente mai questa proiezione, e quanto ai tedeschi nemmeno parlarne. La marcia turca, Mozart, fra le potenze che stanno profittando della crisi americana e della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali, una delle più importanti è la Turchia. Se voi vi leggete il discorso del ministro degli esteri americano Blinken qualche giorno fa, un quadro davvero gloomy, direi, molto triste della situazione, lui osserva il fatto che si sono determinate nel mondo in questa fase una serie di nuove potenze, una è la Turchia, l'altra è il Giappone, sicuramente anche l'India, la Polonia in Europa, che appunto, approfittando di questo sisma geopolitico, cercano di acquistare posizioni importanti. La Turchia ci tocca molto da vicino, perché la Turchia intanto, come sappiamo, è sempre più presente nei porti italiani, Taranto, ma anche Trieste, e soprattutto la Turchia è a Tripoli. 100 anni dopo lo sbarco italiano a Tripoli, i turchi sono risbarcati a Tripoli, anche perché l'Italia ha fatto finta di non ricevere la telefonata chiamiamolo presidente, del governo libico che più o meno controllava il suo ufficio, il quale chiedeva aiuto al nostro paese, che tra l'altro l'aveva insediato lì, contro l'avanzata del generale Haftar. I turchi sono sbarcati a Tripoli e quando fanno le cose i turchi le fanno in maniera molto strutturata e organizzata. Come vedete, la loro proiezione è estremamente ambiziosa, sia nell'area del Nord Africa, sia verso il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, in particolare penso alla Somalia, al Corno d'Africa, e questa presenza è una presenza di tutto lo Stato, cioè la Turchia porta certamente le proprie forze armate, ma porta anche le proprie strutture istituzionali, culturali, infrastrutturali nei paesi in cui entra. E quindi questa è una variazione fondamentale dell'equazione geopolitica, non solamente del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato, perché la Turchia ha una proiezione che la porta sostanzialmente dal Xinjiang cinese, che in turco non è altro che il Turkestan orientale, attraverso l'Asia centrale fino ai Balcani e a queste aree. Ecco appunto una carta turca del Mavivatan, cioè della Patria Blu,
come un inventivo ammiraglio turco ha battezzato la strategia di maritimizzazione della Turchia. La Turchia cerca quello che a un certo punto tutte le grandi potenze devono fare, cioè diventare una potenza di mare, altrimenti non sei una vera potenza. E qui c'è il problema ovviamente delle isole greche che si affacciano direttamente sulla Turchia, pensiamo solamente a Rodi, e in qualsiasi visione di lungo periodo turca, il recupero di queste isole e in particolare la conquista di Cipro è assolutamente centrale. Senza il recupero di queste isole e senza Cipro la Turchia non sarà mai una vera potenza marittima perché non controlla il mare di casa. Lo dico anche a noi, un paese che non controlla i mari di casa non può sentirsi sicuro e certamente non può essere una potenza seria. Però la Turchia ovviamente non si ferma a questo, ma immagina, questa la carta viene dopo, immagina una proiezione sempre più forte verso il Nord Africa. È stato stipulato, un patto fra la Turchia e il governo di Tripoli, cioè fondamentalmente fra Ankara e Ankara, in cui ci si spartisce il Mediterraneo orientale e centrale, attribuendolo alla Libia, cioè alla Turchia, e alla Turchia, cioè alla Turchia. Questa è una visione invece russa della penetrazione nell'area mediterranea, mediooceanica, mediterraneo allargato. Qual è il ragionamento che da molto tempo i russi fanno? La NATO ci preme sempre più da nord, si espande nel Baltico, il Mar Baltico ormai è diventato un lago atlantico. Dobbiamo aggirarla da sud, riscoprendo antiche alleanze sovietiche, ricordando che cos'era la Russia, o meglio l'Unione Sovietica, ai tempi della Guerra Fredda, e cioè il campione del terzo mondo antiimperialista. E oggi se voi andate in molti paesi africani vedete appunto queste bandiere russe che non sono, come qualcuno pensa, organizzate dalla Wagner, ma esprimono effettivamente un sentimento che esiste, che non è di simpatia particolare per i russi, ma è di antipatia per coloro che i russi combattono. E quindi questo ci riguarda molto da vicino. Come vedete la Russia è già penetrata, ripenetrata in Siria. La Siria, da un punto di vista del gruppo dirigente, è un paese totalmente moscovizzato, vorrei dire, con la base di Tartus, ma adesso se dovessero poi ottenere anche una base nel Mar Rosso, Port Sudan, e una base in Cirenaica, Bengasi o Tobruk, beh, insomma, questa proiezione si accentuerebbe e quindi l'aggiramento sul fronte sud porterebbe probabilmente a una ulteriore presenza russa in Africa, che non è tanto una presenza economica come quella cinese, ma è soprattutto una presenza tanto militare attraverso Wagner, ma ormai Wagner è stata nazionalizzata, direi, e anche una presenza culturale ideologica. La nostra Presidente del Consiglio, visitando Budapest qualche giorno fa, ha rilanciato un vecchio slogan mazziniano, Dio, patria, famiglia. Questo Dio, patria, famiglia è diciamo, il refrain della propaganda russa, nel senso di presentare la Russia come il campione del mondo tradizionalista che combatte le deviazioni di noi dissipatori occidentali, che ci godiamo la bella vita e pensiamo solamente a noi stessi, mentre loro hanno appunto il compito di difendere i canoni, i pilastri del pensiero tradizionale conservatore, magari nel caso di Putin potremmo dire anche reazionario, che piace molto in alcune aree del pianeta, in particolare in quello che viene chiamato, non ho mai capito perché, sud globale, ma insomma ormai siamo abituati a tutto, e che una volta si chiamava terzo mondo. Se voi andate in Africa, per esempio, questo tipo di ideologia la vedete molto diffusa. Veniamo alla guerra. La guerra ha una forte dimensione marittima. Il controllo del mare di Azov da parte russa è totale e questo crea appunto quel sistema
dei Cinque Mari, che poi porta addirittura a Mar Bianco attraverso i canali del Volga e del Don, che rende la Russia in grado di comunicare tra l'Artico e il Nero. Voi sapete che c'è un regime particolarmente vincolante, che è quello degli stretti turchi, che in questo momento inchioda la flotta di Sebastopoli, la flotta del Mar Nero, nelle sue basi, perché se ne uscisse non potrebbe tornare indietro. Ma certamente la competizione per il Mar Nero è essenziale in questa guerra. Anche perché, come dicevo prima, se Odessa dovesse cadere in mano russa, l'Ucraina praticamente non esisterebbe più, sarebbe un paese che magari avrebbe formalmente uno spazio di territorio, ma senza comunicare con il mare sarebbe totalmente dipendente dalla Russia. Queste sono la famosa rotta del grano che è stata interrotta, anche perché, insomma, fra le altre cose, noi avevamo l'abitudine di far partire le navi dall'Ucraina cariche di grano e di rimandarle a Odessa con un po' di casse di armi dentro, quindi questo, i russi a un certo punto hanno pensato che fosse il caso di finirla. E veniamo al teatro strategico, quello che interessa le principali potenze mondiali, tutte, e cioè quello dell'Indo-Pacifico. Come sapete, sia in Cina che in America si discute molto su come potrà evolvere questo rapporto. A modo loro, e questo è un paradosso, ma forse non lo è, tutte le maggiori potenze oggi, a cominciare dall'America, sono in una crisi di identità, non solamente una crisi congiunturale. Tutte si pongono questa domanda che un paese non dovrebbe mai porsi, e che è il titolo di un libro di qualche anno fa di un sociologo americano, Sam Huntington, Who Are We? Ecco, se cominci a chiederti chi sei, vuol dire che stai molto male. E purtroppo molti paesi, devo dire non solamente occidentali, si fanno questa domanda. E chi è vuol dire anche che cosa posso fare e che cosa voglio fare. L'America vede la competizione con la Cina soprattutto sotto il profilo tecnologico ed economico, ma per poter mantenere il suo primato in questo campo teme di dover ricorrere alla forza. C'è una pianificazione molto avanzata di questa guerra che, come dicevo, non sarebbe solamente Cina, Stati Uniti, ma coinvolgerebbe un po' tutta l'area. L'approccio americano, un po' cartesiano, è di prendere i paesi che si considerano affidabili e di schierarli contro la Cina, il cosiddetto Quad. Quindi l'America, presente nell'area, in particolare grazie alle basi giapponesi, grazie a Guam, grazie al sistema delle isole del Pacifico, India, Australia, Giappone, con una buona parte anche dei paesi dell'ASEAN. Considerate che tutti questi paesi commerciano alla grande con la Cina, quindi non vogliono assolutamente che ci sia una guerra, ma non saranno certamente il Vietnam o le Filippine a decidere se ci sarà una guerra fra Stati Uniti, Cina e Giappone. La posta in gioco, ancora una volta, è il controllo degli stretti. Francamente, il rischio che anche senza volerlo si possa arrivare a un conflitto in quest'area è molto forte, perché poi alla fine il ragionamento strategico vale fino a un certo punto, e cioè il punto oltre il quale io perdo la faccia. E certamente né i cinesi, né gli americani, né i giapponesi possono permettersi di perdere la faccia, cioè per esempio i cinesi di perdere la possibilità di conquistare Taiwan, che considerano loro. Gli americani non possono accettare che Taiwan diventi cinese, tantomeno i giapponesi e così via. Quindi si possono creare delle meccaniche incontrollabili, anche per le pressioni di media e opinione pubblica, per cui anche non volendo si può arrivare allo scontro. E chiunque abbia navigato quei mari sa quante volte, ad esempio, navi cinesi e navi americane si siano sfiorate, aerei non ne parliamo. Ci sono centinaia di incontri ravvicinati a settimana e non è detto che vada sempre bene. Noi abbiamo un esempio simile in particolare nell'area baltica. A Stoccolma ogni tanto salutano dei sottomarini russi, sui cieli si incrociano spesso i caccia svedesi, finlandesi, russi.
Insomma, in una situazione del genere, il rischio che una scintilla faccia un guaio serio è purtroppo molto forte. E questa è la carta in qualche modo sinottica che ci ricorda le due principali aree di crisi, il cerchio e la guerra russo-americana, perché di questo si tratta, anche se le vittime principali sono gli ucraini, e poi naturalmente la tensione nell'Indo-Pacifico. Ma la cosa fondamentale per noi, credo, da capire è innanzitutto che evidentemente questa partita è per il controllo delle rotte oceaniche, fra le altre cose, tra cui anche la rotta artica, cioè quella che dai porti dell'estremo oriente cinesi e giapponesi porta attraverso l'area artica, spazi controllati dalla Federazione Russa, verso l'Europa settentrionale e poi verso l'America. Oggi è molto difficile commerciare lungo queste rotte. Fra qualche anno, quando i ghiacci finiranno di fondere, se andrà così, questa diventerà una rotta commerciale, il che vuol dire che il Mediterraneo rischia di diventare un mare per turisti e non un mare per commerci. E anche qui forse qualche ragionamento converrà farlo. Ma soprattutto quello che conta è che l'inversione del punto di vista americano rispetto al nostro. Cioè per gli americani la tensione numero due è molto, ma molto più importante della guerra in Ucraina. E questo lo stiamo vedendo, e ci crea dei seri problemi anche di tensione all'interno, della nostra alleanza. E questo è il punto di partenza della crisi. L'impero americano formalmente non esiste, di fatto altro che, ma come vedete l'America concepisce la sua influenza innanzitutto sullo spazio planetario e in particolare sugli oceani, che sono equamente spartiti tra le flotte della Marina Militare americana, ma poi di tutti i mezzi di potenza non solamente militare, attraverso un sistema di centinaia e centinaia di basi, gli americani ne dichiarano mi pare 800, quindi saranno almeno il doppio, che servono soprattutto a controllare gli stretti. E quindi tutto quel sistema che va da Panama da una parte verso Gibilterra, Suez e poi l'Oceano Indiano, gli stretti di Malacca, Lombok, Indonesia e dall'altra parte viceversa ci arriva attraverso l'arcipelago giapponese, quella parte che abbiamo segnato con dei cerchi che segnala questi stretti è assolutamente decisivo. Quindi un punto fondamentale, il mare lo si controlla quando le terre sono vicine. E i marinai lo sanno molto bene perché quando le terre sono vicine le navi devono correre per evitare troppi rischi. Questo evidentemente è la proiezione europea della presenza americana che dal 1949 segue sempre lo stesso precetto. Americans in, Russians out and Germans down. Questo valeva ieri, vale oggi, con la differenza che ora con i Russians c'è un conflitto, sia pure un po' indiretto, in corso. Ma appunto che cosa ne può derivare dopo la guerra? Questo è il rischio. Che i punti di vista, uso un eufemismo, molto diversi fra alcuni paesi della NATO, pensiamo alla Turchia, nostro alleato, ma praticamente gioca su tutti i tavoli, quello russo, quello americano, quello che gli pare a loro, a partire dall'interesse imperiale turco. Poi ci sono l'Ungheria, un piccolo paese che sarà pure della NATO, ma non sembra proprio, o quantomeno non sembra molto sintonizzato con l'America. Poi invece c'è una super America che è la Polonia, su cui gli Stati Uniti stanno concentrando l'attenzione in tutti i sensi. E la Polonia diventerà di qui a 10 anni, se non la prima, quantomeno una delle principali potenze militari, ma soprattutto marcando la differenza fra quella che gli americani chiamano la New Europe, che sono loro, quella fascia in arancione, e la Old Europe, che siamo noi, anche in senso biologico purtroppo, cioè l'Europa occidentale. E qui noi abbiamo segnalato un quadrilatero che comprende Francia, Germania, Italia e Spagna, con un po' di fantasia l'abbiamo chiamato Euroquad, di paesi che hanno una certa, come
diciamo, convergenza di interessi almeno sul fronte nord-ovest, nord-est, quindi nel rapporto con la Russia, e che hanno visioni molto diverse rispetto a quelle degli scandinavi, dei baltici, certamente dei polacchi, ma anche molto diverse a quella turca o a quella ungherese. E beh, poi c'è l'Inghilterra che non ha bisogno di pensare perché sa già che deve stare comunque con gli americani. E questo potrebbe essere uno scenario di medio periodo, appunto, in cui queste differenze che cerchiamo di far vedere che non esistono, ma sappiamo che sono molto profonde all'interno dello spazio dell'impero europeo dell'America, possono emergere. Questo volume che è appena uscito approfondisce in particolare il fronte dell'Africa e del Mediterraneo. Io mi fermerei qui, sapendo che già adesso con gli interventi che sono in programma, a cominciare dalla tavola rotonda che riguarderà in modo particolare la guerra, in cui abbiamo il piacere di avere l'ammiraglio Aurelio De Carolis, l'ammiraglio Jean-Emmanuel Roux de Luz della Marina Nazionale francese e l'amico professor Michael Miklaucic che il direttore della famosa rivista Prism. Ma prima di inaugurare con questa tavola rotonda sulla guerra e il mare la nostra discussione, abbiamo avuto dal ministro del mare Nello Musumeci un video che adesso manderei in onda e che trovo interessante, soprattutto lo segnalo ai media perché propone un cambiamento della nostra Costituzione. Grazie. Grazie all'Imes per avermi rivolto l'invito a portare saluto iniziale a questa importante occasione di analisi e di confronto sul ruolo del mare in un contesto geopolitico mutato alla luce del conflitto russo-ucraino. Mi dispiace non poterci essere, sono ancora a Trieste, stiamo per completare i lavori della 2 giorni dedicata appunto alla risorsa mare e mi conforta comunque l'idea che fra gli interventi nella giornata di domenica ci sarà quello del collega ministro della difesa Guido Crosetto. Tuttavia è un'occasione per intanto esprimere sincero apprezzamento all'Imes per l'attenzione e l'interesse che non da oggi dedica al tema mare dal punto di vista soprattutto geopolitico. Io ho avuto modo di seguire indirettamente alcuni interventi del professore Caracciolo e dei suoi collaboratori. C'è davvero bisogno di tornare a mettere il mare al centro dell'agenda politica e lasciatemi dire senza alcuno spirito fazioso che questo governo stia ponendosi proprio questo obiettivo, non soltanto per l'istituzione di una struttura legata alle politiche del mare che il Premier ha voluto affidare indegnamente a me, ma quanto per avere deliberato il finanziamento del polo di La Spezia, per esempio, del polo del subacqueo, o una serie di iniziative finalizzate a dare maggiore centralità all'economia del mare. Io credo che l'approccio finora sia stato proprio questo economicistico all'accostamento al tema mare da parte di tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra. E penso sia un errore guardare al mare soltanto dal punto di vista economico e del contributo che può dare questo straordinario elemento alla crescita del prodotto interno lordo. C'è bisogno di guardare al mare anche come luogo nel quale si giocano importanti partite in un contesto internazionale fra potenze antiche e potenze nuove. Penso a quello che potrà accadere
nel Mar Nero, penso alle ambizioni della Turchia, penso al ruolo strategico, sempre più strategico, che il porto di Trieste è chiamato ad operare, diventando in un certo senso il polo dell'Europa orientale, non soltanto dei Balcani. Penso all'attenuato interesse degli Stati Uniti verso il Mediterraneo e a tutte le conseguenze che la territorialità può determinare nel nostro mare, piccolo ma assolutamente importante per gli interessi di centinaia di milioni di abitanti, di cittadini dei paesi che direttamente o indirettamente hanno refluenza sul Mediterraneo. Ecco, l'Italia non può essere spettatrice, deve decidere di diventare attore di questo scenario, ha intenzione di farlo, stiamo lavorando per coordinare le politiche del mare in maniera unitaria, come purtroppo non è mai accaduto nel passato. Abbiamo bisogno dei suggerimenti e dei consigli di tutti, a cominciare dall'IMES, a cominciare da questo staff di studiosi, ricercatori, giornalisti che ha una profonda conoscenza delle politiche del mare, soprattutto dal punto di vista strategico, ed io sono convinto che queste due giornate possano offrire anche al governo e certamente alla mia modesta persona utili suggerimenti e contributi per definire ulteriori obiettivi. Lasciatemi concludere con una considerazione che ho fatto proprio a Trieste in questi due giorni. Il mare non è presente nella Carta Costituzionale. I nostri padri fondatori della Costituzione si sono portati dietro una tradizione anche culturale che voleva l'Italia essenzialmente terragna più che marittima. Noi proporremo, nella prossima seduta del governo, proporrò un emendamento, una modifica alla Carta Costituzionale proprio per aggiungere che la Repubblica tutela e valorizza il mare. Sarà solo un fatto evocativo, ma significativo se vogliamo un nuovo approccio alla cultura del mare delle nuove generazioni. E credo che questo impegno debba coinvolgere tutti, le varie articolazioni dello Stato, non solo il governo centrale, e tutti i soggetti che operano nel privato e nel pubblico, tutti gli attori interessati al sistema mare, che per l'Italia non è solo economia, non è solo sicurezza, ma è anche identità, è anche valore, è anche emozione. In questo senso desidero augurare a tutti voi buon lavoro, rinnovando le mie scuse per non essere in questa occasione presente, e sono sicuro non mancheranno future positive e migliori occasioni per incontrarci. Buona giornata ancora.